Ci troviamo presso i campetti Giare, è iniziato il primo torneo dei bronzi, 25, 26 e 27 maggio. Torneo di calcio naturalmente con alcune società, vediamo Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti. Ecco, un'idea, come è nato questo primo torneo dei bronzi? Allora, l'idea di questo torneo è nato perché noi come scuola calcio ogni anno portiamo fuori questi ragazzini a fare delle esperienze che per noi sono fondamentali per la loro crescita. Quindi nel vedere un contesto del genere fuori dal mio territorio è già da qualche anno che mi faceva maturare l'idea di portare qualcosa anche sul mio territorio, a Melito. E quindi insieme a questa società tenuta, visto che è stata la società forse che mi ha colpito più a livello organizzativo in questi anni, ho deciso di intraprendere questo progetto che spero che sia l'inizio veramente di un percorso di crescita sia come sport, come calcio, che di sviluppo di questo territorio, perché sono convintissima che il turismo e lo sport sono elementi fondamentali per far crescere questo paese. Quindi questa è la base intanto per iniziare primo torneo e poi magari che sia una lunga serie di questi. Certo, abbiamo deciso insieme a Silvio Tenuta di partire, anche perché io sono un tipo che preferisco partire piano piano per poi continuare sempre a crescere sempre di più, quindi l'obiettivo era lanciare il torneo con delle squadre amiche, far capire come funziona soprattutto a noi perché non avevamo esperienza dal vivo in questi tipi di organizzazione di tornei, e poi pian piano far venire soprattutto squadre che da fuori per rendersi conto che questo territorio ha tanto da offrire. Abbiamo un mare stupendo e
dei posti belli da vedere, quindi abbiamo deciso intanto di organizzare delle categorie di settore giovanili, ma molto dai piccoli amici, quindi bambini del 2011-2012 e fino agli esordienti. E infatti quest'anno abbiamo deciso di non fare né giovanissimi né allievi, perché sono delle categorie un po' particolari, e quindi cerchiamo di tastare il terreno e di lavorare bene per un progetto a lunga scadenza. Ecco, l'ultima cosa, torneo dei bronzi, in onore ai bronzi? No, in onore a una città metropolitana, cioè noi crediamo di poter sviluppare questo progetto non soltanto concentrato a Melito, ma nei dintorni. Quindi l'idea dei bronzi era perché forse i bronzi sono quelli che più sono conosciuti fuori, però noi abbiamo anche Pentitattilo e abbiamo il nostro territorio, quindi stiamo cercando piano piano di lanciarlo. L'idea dei bronzi è proprio nata dal fatto che doveva prendere tutto il territorio, tutta la città metropolitana. Il presidente Franca Ventura della Polisportiva Giare ci ha dato delle indicazioni. Adesso Carmelo Minniti, in che veste in questo torneo? Io diciamo, ho il piacere di far frequentare i miei figli questa struttura, e sono rimasto sostanzialmente coinvolto nell'organizzazione di questo torneo, perché un po' tutti abbiamo dato una mano e non si poteva in questo caso fare a meno, appunto, di collaborare alla buona riuscita di questo evento, per il quale penso che abbia già detto sostanzialmente tutto Franca. E ecco, quello che posso aggiungere sono solo i complimenti alla presidente della Polisportiva Giara, Franca, perché imbarcarsi in questa avventura, nell'organizzazione di un torneo così, diciamo, importante, così ad ampio respiro, non è facile. Ci vuole, quindi i complimenti vanno al coraggio e all'intraprendenza di Franca e a tutto il suo staff, perché non è sola, insomma, Franca ha dei collaboratori che sono stati scelti evidentemente in modo oculato, e questo porta sicuramente dei risvolti importanti per il territorio. Io onestamente in questi giorni, vedendo anche i bambini che sono iniziati a venire già da ieri, oggi, e hanno popolato il nostro paese, ho il cuore pieno di gioia, perché pensare che gli sforzi di un anno, parlo della scuola calcio di Frank, ma poi quelli conclusivi nell'organizzazione di questo torneo, hanno portato a far conoscere Melito a tanti bambini con le loro famiglie che vengono anche da fuori provincia, credo che insomma ripaghi di tutti gli sforzi. E quindi dicevo, fa enormemente piacere vedere questi bambini che conoscono per la prima volta il nostro territorio. E come diceva Franca, l'aver voluto collegare il torneo ai bronzi ha un significato profondo, ecco, sicuramente quello di dare un respiro metropolitano all'iniziativa, quindi non limitarlo solo al territorio melitese, ma anche per collegarlo a qualcosa di più che vada oltre lo sport. L'iniziativa di per sé già porta a confrontarsi sui temi sportivi, vedete i bambini come giocano in campo senza risparmiarsi e senza, diciamo, lasciare nulla al caso, anche nell'organizzazione, diciamo, delle partite. Però ecco, c'è dell'altro, e c'è la volontà di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Franca ha pensato giustamente di coinvolgere anche dei produttori di prodotti tipici locali, qualcuno che appunto lavora il bergamotto e offre dei prodotti al bergamotto. Ecco, quindi si parte dallo sport, ma diciamo, quello che si vuole raggiungere sono tante altre piccole cose che insieme fanno lo sviluppo di un territorio. Quindi non posso che rinnovare i miei complimenti a Franca per aver deciso di lanciarsi in questa avventura, che mi auguro, già da quest'anno io credo di poter dire che si può essere veramente soddisfatti per la partecipazione, ma anche per il modo così attento con cui è stato organizzato questo torneo, e quindi da un altro anno in poi non si può che migliorare e fare ancora di più. Ecco, come dicevi, naturalmente si parte da queste piccole cose per far conoscere il nostro territorio, soprattutto alle famiglie che vengono da fuori, e con i bambini ci vuole pazienza, insomma il sacrificio è tanto che si fa per preparare questi ragazzi. È già iniziato adesso il primo, mi pare. Sì, c'è già la prima sfida, oggi hanno iniziato alle 3 e credo che siano il torneo dei piccoli amici, la categoria piccoli amici. Come ha detto Franca, quest'anno diciamo, il torneo si è concentrato sulle fasce dei bambini più piccoli, ma nulla toglie che dal prossimo anno appunto si possa estendere anche alle altre categorie come gli allievi. Ripeto, è ambizioso voler coinvolgere tante realtà della nostra regione, non solo, con diverse categorie, perché poi immaginate che ciascuna società sportiva ha diverse categorie che coinvolgono diversi bambini e quindi i loro genitori in questo periodo dove ancora la scuola non è terminata. Quindi è stato veramente importante il lavoro che si è fatto, e credo che però si possa essere ampiamente soddisfatti.
Sicuramente, adesso Franca voleva dire qualche altra cosa. Sì, intanto mi prendo tutti i complimenti, ma non per me ma per tutto lo staff che c'è dietro. Che siete in tanti, no? Sì, no, non siamo in tanti, ma ritengo che siano delle persone veramente valide e che stimo. Siamo insieme ormai da 9 anni, quindi un altro anno andiamo a festeggiare tutti insieme il 10° anno, speriamo. Perché Carmelo qua accanto a me? Intanto Carmelo è uno di quei genitori, o meglio di quei tanti genitori che hanno capito quali sono i nostri progetti, cioè crescere insieme per il futuro dei nostri bambini, quindi ognuno nelle proprie capacità hanno tutti collaborato a dare una mano. Se vedete questa immagine oggi, quando sono ritornata, ho visto un papà, il signor Catanoso, che mi aspettava, senza che io sapessi nulla, ha realizzato questo come la struttura accanto. Questo per dimostrare, l'immagine accanto, questo proprio per dire che tutte le famiglie che sono vicine a questa scuola calcio, la Polisportiva Giare, significa che sono delle famiglie che hanno capito quali sono i nostri valori. Quindi Carmelo, genitore di un bambino, appena io ho iniziato a parlare di questo progetto, devo essere sincera, all'inizio ero un po' titubante perché pensavo di non riuscire a decollare con il progetto, è stato il primo insieme ai miei figli a dirmi sì, devi farlo, quindi è per questo che oggi è accanto a me. Complimenti comunque per quello che fate. In contemporanea si svolge qui al Giare, al campo sportivo Saverio Spinelli. Sì, sì, stanno già giocando al campo comunale il gruppo degli esordienti dei Pulcini, grazie all'amministrazione comunale che ci ha concesso il patrocinio sul campo, e quindi si stanno disputando le partite in contemporanea. Noi andremo a fare visita tra qualche minuto anche al Saverio Spinella. Se volete aggiungere qualche altra cosa, Carmelo, io vi faccio i complimenti perché una bella iniziativa, primo torneo dei bronzi, a merito, vengono famiglie da fuori, insomma bambini che ci deliziano con il calcio, si confrontano, insomma complimenti veramente. Sì, direi di lasciare spazio a questo punto alle vostre immagini che cattureranno sicuramente anche i momenti sportivi e quelli, diciamo, che accompagnano questo tipo di eventi, e racconteranno meglio di ogni altra nostra descrizione quello che è l'evento. Volevo aggiungere i ringraziamenti che ha fatto anche Franca all'amministrazione comunale che ha concesso l'utilizzo del Saverio Spinella, anche alla città metropolitana che ha concesso il patrocinio riconoscendo proprio un valore all'iniziativa, e alla presidenza del consiglio regionale che hanno fornito anche loro un sostegno, insomma, non indifferente, riconoscendo appunto il valore dell'iniziativa.
Buon pomeriggio, siamo al campo sportivo Saverio Spinella, siamo col signor Silvio Tenuta, TNM, responsabile un po' del torneo. Primo torneo dei bronzi, 25, 26, 27 maggio. Le chiediamo a lei come si svolge questo torneo, l'area tecnica, insomma tutto quello che lei ci può dire. Grazie. Beh, intanto ringrazio la signora Franca Ventura, che è la presidente della Polisportiva Giare, che la signora Ventura è nel nostro circuito da oltre 10 anni, nel circuito dei TNM. È una scuola calcio che viaggia tantissimo in Italia, lei ha frequentato diversi tornei, forse tra i tornei più famosi che ci sono in Europa, il Riviera dei Cedri, dove ha giocato Cassano, dove ha giocato Toni, Modesto, De Giorgio, e infine ha giocato Donnarumma, che Donnarumma è un 99, ha giocato 4 anni fa a Scalea, e ci portava sempre problemi perché le altre squadre lo vedevano alto, chiamavano i capicambi e dicevano: no, il ragazzo è più grande, quindi andavamo ogni momento a far vedere questo tesserino. Poi invece, vedendo la sua fama, la sua importanza, abbiamo portato fortuna comunque a tanti calciatori. Questo torneo nasce da un'idea della signora Franca, che l'ha fortemente voluto sul territorio, e noi che facciamo tornei in tutta Italia siamo venuti qui. Io sono di Scalea, frequento questi posti da poco, perché sono venuto per la prima volta a Melito grazie alla signora Franca. Mi trovo benissimo, sono sicuro che negli anni porteremo quelle manifestazioni di turismo sportivo molto molto importanti, perché noi curiamo non solo l'aspetto tecnico, come dicevo prima, i calciatori che hanno giocato nei nostri tornei, ma curiamo anche l'aspetto turistico per la nostra bella Calabria. Questi sono posti bellissimi, che meritano di essere pubblicizzati a livello nazionale, a livello internazionale. Noi ce la metteremo tutti insieme ai mister, della signora Franca, alla scuola calcio, che sicuramente nel giro di 2 anni avrà un'area turistica molto importante in questa regione. Abbinato quindi lo sport al turismo, da questi mini tornei, da come detto lei, possono nascere grandi campioni, come diceva prima Donnarumma. Ce n'è qualcuno che lei ha visionato nel frattempo? Beh, io sono l'allenatore intanto dell'attaccante del Crotone di De Giorgio, perché prima ho allenato per 20 anni consecutivi, ho allenato circa 2000 bambini nel territorio della Riviera dei Cedri, e tra questi c'è Pietro De Giorgio, che oggi è a Vicenza, però ha giocato con il Crotone 4 anni, un esterno destro, un ragazzo molto bravo. Quindi abbiamo portato fortuna a tanti calciatori, vogliamo che la nostra Calabria deve salire perché lo merita. È stata considerata la regione più bella del mondo, e quindi lo dobbiamo sottolineare. Io sono calabrese, giro l'Italia in continuazione, ma posti belli come i nostri in giro io non ne vedo. Sono pochissime, effettivamente. Viva la Calabria, da qui nasce tutto il resto. Noi facciamo vedere anche, grazie anche, come diceva lei prima, alla signora Franca, che ha voluto fortemente questo primo torneo. Senta, si svolge oggi e domani in contemporanea nei vari campetti, Giare, Polisportiva Giare e Saverio Spinella, quindi domani poi la finale, tutto quanto, come finirà? Sì, questi sono i famosi tornei a rapido svolgimento, quindi si arriva il venerdì sera, si sta il sabato, la domenica in albergo, si gioca, cerchiamo anche di far riposare i bambini, i genitori, lasciamo delle ore libere ai genitori per fare qualche visita turistica. E vi ripeto, noi ce la metteremo tutti, perché la Polisportiva Giare deve emergere, che lo merita, perché la signora Franca è una lavoratrice del pallone. Cioè, lavoratrice del pallone in gergo calcistico significa che ama il calcio come l'ho amato io da piccolo, e facciamo in modo che questo torneo salirà sempre più in alto, ma piano piano dobbiamo far salire, lo dobbiamo portare anche sotto il profilo tecnico, non solo turistico, dobbiamo portare su livelli alti. Adesso arriveranno parecchi amici miei dal territorio, arriverà la Pro Bagnara, è arrivata la Villese, è arrivata la Polisportiva Cerda di Palermo,
È arrivata anche la società Rocco Lumera di Taormina, è arrivata una scuola calcio di sala Conselina della provincia di Salerno. C'è un po', ci sono tantissime squadre che ci sono venuti ad onorare. Vengono da fuori, quindi questa è una cosa meravigliosa anche per la nostra città di Melito. La signora Franca, che cresce con il calcio, quanti bambini sono cresciuti con lei? Ma guarda, noi un altro anno andremo a festeggiare il 10° anno e ti posso dire che nonostante i sacrifici, ma da parte di tutti, vedere i nostri bambini, i nostri ragazzi oggi veramente diventare uomini è un'enorme soddisfazione. Tu considera che noi ogni anno abbiamo tra la scuola calcio e il campus estivo un giro di 200 ragazzi, quindi... Gestirli non è così facile, insomma, ci vuole l'aiuto, ecco, come il signor Tenuta, Silvio, gente che aiuta a chi ha voglia di far emergere lo sport. Questo sicuramente, e per il carattere che mi ritrovo, se non mi trovo a fianco delle persone che seguono determinati valori, ma gli stessi valori che ho io sinceramente non li metto nemmeno, cioè non li considero nemmeno, quindi devo dire grazie a loro, al loro impegno, alla loro costanza, alla loro serietà, se oggi siamo arrivati a questo e speriamo di poter crescere insieme. Quindi ben vengono queste esperienze, perché ti ripeto, sono delle esperienze che formano tantissimo i ragazzi, io ci credo, i miei figli sono cresciuti in questi ambienti, ma soprattutto io sono cresciuta in questo ambiente facendo uno sport diverso che era la pallavolo, ma della mia fanciullezza ricordo questi momenti e spero di poterli trasmettere ai miei ragazzi, perché noi non facciamo soltanto calcio sul campo ma molta aggregazione, perché ritengo che sono quei valori che poi possono far crescere veramente i ragazzi di domani. E quindi, come diceva il signor Tenuta, arriverà tantissima gente da fuori un po' qui a Melito grazie a questo primo torneo organizzato, torneo dei bronzi, oggi e domani arriveranno un po' da tutta la Calabria. Sì, realmente per il primo anno, come ti dicevo, siamo andati molto cauti, perché a me piace, come al signor Tenuta, lavorare bene per creare un qualcosa per il futuro. Quindi quest'anno siamo partiti con queste fasce d'età di ragazzi piccolini, con delle squadre che vengono da fuori. Speriamo che negli anni veramente Melito si possa riempire di ragazzi e vedere tutti questi sorrisi e questi ragazzini che si divertono giocando a calcio e poi magari andando al mare o facendo tutto quello che Melito può offrire. E per chiudere, magari il prossimo anno un giovane emergente da far giocare in una squadra tipo Inter, Juve, Lazio, Milan, che ne dice? Ma speriamo, perché anche se diciamo esce un calciatore ogni 20.000, noi, come dicevo prima, abbiamo portato fortuna a tanti giovani calciatori. Speriamo che anche da Melito negli anni, già a settembre inizieremo già la programmazione per l'anno 2018 con la scuola calcio polisportiva Giare, inizieremo un programma per cercare di far sì, come ho detto prima, di portarlo su dei livelli anche tecnici molto alti. Una bella sinergia quindi con Polisportiva Giare. Sì, sicuramente, abbiamo sposato insieme un progetto che sono convinta che decollerà. Un altro obiettivo è quello di far decollare anche il calcio femminile, quindi delle squadre di calcio femminile, perché nella nostra zona purtroppo c'è poco e nulla, quindi stiamo cercando di lavorare, di programmare per la prossima stagione qualcosa del genere. Sì. Appunto, quindi stavo chiedendo appunto il calcio femminile, anche il prossimo anno avremo possibilità di vedere anche le ragazze. Sì, ci stiamo lavorando, se già guardi qua ci sono delle ragazzine che stanno crescendo con me nella scuola calcio, ne abbiamo avute tantissime, quindi il nostro obiettivo è anche quello. Io mi ritrovo una ragazza, una figlia a 16 anni fuori, proprio perché in Calabria non c'è una squadra dove lei poteva militare, quindi a 16 anni è andata via di casa, ma ben vengono queste esperienze. Bene. Io non posso farvi che i complimenti, se volete aggiungere qualche altra cosa. Grazie. Buonasera. Voglio aggiungere i ringraziamenti a voi per la vostra serietà, la vostra passione, e speriamo che porteremo fortuna tutti insieme a qualche ragazzo e che il torneo abbia sempre una buona crescita negli anni. Ce lo auguriamo sia per i giovani dei nostri paesini, che hanno poco da scegliere, diciamo, e con lo sport sicuramente cresceranno grazie a voi e al vostro sacrificio. Io vi voglio invitare intanto, proprio a voi della televisione,
l'anno prossimo a Scalea nella Riviera dei Cedri, dove festeggeremo il 25esimo anniversario del torneo Riviera dei Cedri, 25 anni consecutivi, un esempio di rara longevità. Quindi vi invito, sarete ospiti nostri, quindi ci scambieremo adesso naturalmente tutto quanto, verremo molto volentieri. Grazie Franca Ventura, Francesca, come dobbiamo chiamare? Franca, grazie a voi. Saverio Spinella per le finali di questo primo torneo dei bronzi di Riace. Adesso si stanno svolgendo le ultime partite e tra qualche istante ci saranno le promozioni. C'è qui una mamma, buongiorno, ecco un suo parere per quanto riguarda questo primo torneo a Melito Porto Salvo. Buongiorno, sì, davvero un'emozione grande vedere il nostro
nostro paese veramente dove c'è un grande impegno da parte della società che ha promosso questo primo torneo. Spero che sia il primo torneo di una serie immensa e lunghissima, perché dover vedere l'emozione negli occhi dei bambini, degli atleti, dei piccoli atleti, sia nostri, quindi del nostro territorio, sia di tutte le squadre che sono venute da fuori, è davvero una grande emozione, ma soprattutto un successo sia da parte nostra come genitori, sia da parte della nostra società. Un ringraziamento particolare va al presidente della nostra società, il presidente Franca Ventura, e un ringraziamento particolare anche ai nostri mister, che sono davvero dei papà speciali per i nostri bambini, per gli atleti che si stanno prodigando in questo torneo fantastico. Ma puntiamo un attimo non soltanto sul lato sportivo, ma soprattutto sul lato umano, anche perché c'è, non soltanto vediamo lo sport, ma vediamo anche un lato di socializzazione, perché i bambini non soltanto giocano divertendosi, ma conoscono anche altri bambini, e quindi c'è anche un grande grado di socializzazione che al giorno d'oggi non è poco, insomma. Quindi un grazie a tutti, è davvero è stata un'esperienza magnifica, con l'augurio che possa ripetersi sempre di più. Quanti bambini ha lei che stanno giocando adesso? Ho due figli giocano, sì. Che categoria? 2008 e 2010. Ecco, contentissima, no? Sì, sicuramente, non contenta ma di più, emozionata, orgogliosa, tutto quel di positivo si può mettere, si metta. Allora, Presidente, complimenti anche da parte dei genitori, vedere tutti questi bambini, insomma, che partecipano a questa prima edizione. Soddisfatta? Sì, appieno, ma questo è anche la dimostrazione che se noi arriviamo a fare queste manifestazioni, o comunque a portare avanti insieme alle famiglie dei ragazzi che poi domani saranno il futuro di questa società, è perché siamo affiancati, oltre che dai mister validissimi, anche di famiglie che veramente credono nei nostri valori, nei nostri progetti, e questo per me è una soddisfazione immensa. Dopo la fatica adesso siamo arrivati alla parte finale, stanno svolgendo le ultime due partite, mi pare, poi la premiazione ai bambini, è giusto premiarli quasi tutti, insomma. Sì, sì, assolutamente, intanto hanno vinto tutti, hanno vinto i bambini, e se noi oggi stiamo godendo di questo momento è grazie a loro, hanno vinto le famiglie, abbiamo vinto noi come società, penso che abbia vinto chiunque, abbia vinto merito, e speriamo che continui a vincere. Lo speriamo, il prossimo anno ancora meglio. Sicuramente, noi ce la metteremo tutta. Quindi ci impegniamo già da adesso, sì, visto il successo. Abbiamo già pianificato il prossimo anno, quindi sicuramente sì, ma a meno che non possano nascere dei problemi, e ci auguriamo di no, che l'amministrazione che ci sarà, che c'è, tutto quello che c'è a seguire, che capiscono che questo possa essere una vera realtà, perché io sono convintissima, ripeto, che il turismo abbinato allo sport può essere veramente un cambiamento per merito. Bisogna soltanto di cose positive. In questo momento. Cosa positiva. Abbiamo un altro genitore qua, vediamo il suo parere per quanto riguarda questo primo torneo dei bronzi. Buongiorno. Buongiorno, no, è stata una bellissima manifestazione. Ce ne vogliono di queste manifestazioni a Melito per fare vivere il paese, per socializzare. Si sa che lo sport è palestra di vita per i nostri ragazzi. Poi è bello che incontrino anche ragazzini di altre regioni in modo che possano socializzare e giocare per divertirsi. Speriamo che sia solo l'inizio di una serie di tornei, magari sperando che si possa ampliare anche a squadre di altre regioni, migliorando l'offerta ricettiva nel nostro paese, che ancora forse un po' lascia a desiderare. Però è una cosa bella perché, come diceva giustamente la signora Ventura, il turismo e lo sport possono essere legate e possono dare grande impulso all'economia del paese e di tutto il sud della nostra bella Calabria. Questo è quello che noi ci auguriamo, sport e turismo insieme si può creare veramente tanto a merito, soprattutto anche per i ragazzi che vediamo che arrivano un po' da altre regioni. Va bene, comunque una bella manifestazione, diciamo che hanno vinto tutti oggi. Assolutamente, assolutamente, una manifestazione meravigliosa. Io sono stato anche allenatore dei ragazzini, io penso che il risultato sia la cosa meno importante, il risultato sportivo, il risultato più bello che possono raggiungere i bambini è quello di socializzare, di imparare a stare in gruppo, di imparare a rispettare le regole, a rispettare gli avversari, che sono le cose più importanti per la loro crescita. Poi
se riusciranno a divertirsi anche giocando a calcio, tanto meglio. Visto il successo di quest'anno, noi ci auguriamo che l'anno prossimo, magari con un po' di esperienza in più, si possa fare ancora meglio. Ma senz'altro, questo non mancherà, magari ci potranno essere interessate più società, con un sostegno anche maggiore da parte delle istituzioni, si può fare una manifestazione bella. Chissà, magari può nascere un campione, ci diceva il presidente dell'organizzazione che Donnarumma è stato uno dei ragazzini che ha giocato. Sì, certo, assolutamente. Ho visto un paio, se parliamo dal punto di vista tecnico, qualche ragazzino veramente in gamba. Sì, ma come dicevo prima, non è questo quello importante. Poi l'importante è che crescano nel rispetto delle regole degli altri e che si divertano soprattutto. Ciao bambini, ciao! Che squadra siete? Giare! Che avete vinto? Come siete arrivati? Siamo arrivati terzi e abbiamo vinto 1-0. 1-0 avete vinto, siete in finale, siete arrivati terzi? Sì! Siamo arrivati quinti! Quinti? Terzi! Terzi o quinti? Quinti! Vabbè, terzi o quinti? Poi adesso vedremo. Vi siete divertiti tantissimo? Sì! Ecco, tu che cosa fai? Portiere, tu? Punta? Attaccante. Io punta. Lui è punta. Pure io. Due punte, si gioca con due punte. Tu? Attaccante. Destra e sinistra. Adesso c'è la premiazione, va bene? Sì. Mi raccomando. Allora, voi siete la squadra del? Giare. Forza insieme? Forza da Giare. Ciao. Borgo Grecanico. Che cosa avete fatto? Abbiamo giocato delle partite, ci siamo divertiti. Siete divertiti? Sì. Bravi, siete arrivati? In finale? Quale posizione? Non lo sapete ancora? Non sappiamo ancora. L'arbitro ha falsato la partita. L'arbitro, questi arbitri. Vabbè, tu che cosa fai? Che ruolo giochi? Attaccante. Difensore sinistro. Difensore destro. Difensore centrale. Portiere. Tu sei un'altra squadra o sempre Borgo? Portiere. Tu? Non sei di questa squadra. Allora, forza? Forza Borgo. Tutti insieme. Forza Borgo. Giare 2006-7. Che posizione siete arrivati? Terzi? L'ultima partita di finale l'avete vinta? Sì. Questa. Quanto avete vinto? 4-1. 4-1. 5 più, meglio di più. Tu che ruolo hai? Attaccante. Centrocampista. Difensore centrale. Portiere. Difensore. Attaccante sinistro. Centrocampo. Difensore. Centrocampo. Allora tutti insieme, forza! Pro Bagnara, venite da Bagnara allora. Sì. Io mi chiamo Carlo.
Carol Sbordone. Aspetta, avete vinto? Che avete fatto? Sì, siamo abbiamo arrivati in finale e abbiamo vinto. Abbiamo vinto 1-0, io ho fatto un assist e uno che si chiama Domenico ha segnato. Bravi, quindi siete in finale? No, abbiamo vinto. Avete vinto la finale, quindi avete vinto il torneo. Sì. Bravi, tu che ruolo hai? Io, centrocampista centrale. Io difensore. Terzino. Un po' meno la squadra. Ti ha detto? Difensore. Allora io attaccante. Difensore. Esterno della... Bravi, allora tutti insieme, forza. Romagnolo. Bravi. Con il presidente Franca Ventura abbiamo qui il futuro del calcio femminile. No, questo è il futuro del calcio, perché sì, il calcio di domani sarà donna, ve lo posso garantire. Un saluto a Rebecca Lapace. Salute. Allora, tu ti chiami? Asia. Miriam. Viola. Mamma, e voi che squadra siete? Giare. Avete vinto, che... Abbiamo vinto, perché siamo qua e quindi significa che abbiamo vinto, vero? Ah, sì. Bene, adesso la premiazione allora. Sì. Siete contenti di questo torneo? Sì. Il prossimo anno partecipiamo alla grande. Sì. Ok, Carmelo Minniti, buongiorno, buona domenica e buon torneo. Grazie, ormai siamo alla fine adesso, alle premiazioni. In effetti siamo arrivati alla fine e devo dire che le cose sono andate anche oltre le più rosee aspettative. La partecipazione, come potete ben vedere, è stata totale, sia delle squadre che sono venute da fuori provincia, sia da quelle che venivano dalla nostra area. E anche l'organizzazione, devo rinnovare i complimenti a Franca Ventura, a Leggiare, a Tenuta Group, perché veramente l'organizzazione è stata impeccabile. Non era semplice, perché le condizioni, come sappiamo benissimo, non sono semplici. Organizzare eventi di questo genere spesso scoraggia, proprio perché bisogna mettere a punto tutta una serie di cose che nella nostra zona non si possono dare per scontate, quindi la fatica è sempre doppia. Quindi non resta altro che fare i complimenti alle squadre che hanno partecipato, naturalmente ai vincitori, ma sappiamo benissimo che in queste circostanze, in questi casi, insomma, quello che conta è veramente la partecipazione, agli organizzatori, a voi. Io credo che bisogna anche ringraziare voi, perché avete dato voce a un'iniziativa di questo genere. Spesso ci si ferma a segnalare tutte quelle che sono le cose che non vanno. Invece bisogna dare risalto anche a questo tipo di iniziative, e quindi vi ringrazio personalmente, perché lo avete fatto in modo egregio in questi giorni, professionalmente. Grazie veramente anche a voi, Filippo, a Bruno, a tutti quanti. Grazie, soprattutto ai bambini che sono i protagonisti, no? Voi siete la squadra? Giare! Forza! Giare! Bene, adesso la premiazione, mi raccomando. Adesso tutti i premi. E premiamo la squadra organizzatrice, la polisportiva Giare. Allora, iniziamo, diamo il benvenuto al presidente degli allenatori della Calabria. Un applauso, ci ha dato questo onore oggi. Quindi ecco mister Mesiti, che gli diamo il benvenuto e inizia la cerimonia di premiazione. Grazie mister. Ringraziamo anche lo studio 95 Merito TV. Sempre nei primi calci, dopo il Giare, sempre per la categoria 2009-2010, la scuola calcio Mirabella.
con la calcio Mirabella. Il mister è lì, vedi? Premia uno dei lavoratori di questa piccola maratonina di calcio giovanile, mister Roberto Battaglia. Adesso vi presenterò uno per uno gli altri colleghi, perché io ho avuto la fortuna di allenare in Calabria per circa 20 anni 2000 bambini, tra i quali l'attaccante del Crotone per 8 anni, Pietro De Giorgio, classe 83, oggi a Vicenza. Intanto vi presento la grande lavoratrice di questa manifestazione, che ha voluto fortemente questa prima edizione, Franca Ventura. Al momento un po' emozionato per questa bellissima manifestazione. Allora, intanto voglio dire veramente grazie a tutti questi bambini, perché se noi grandi ne stiamo godendo è grazie a loro. Particolare voglio dire a tutte queste persone che vedete accanto a me, che da 10 anni che mi soccorrono. Grazie a tutti, grazie a tutte le società che hanno aderito a questa nostra prima manifestazione. Ci auguriamo che veramente saranno tantissimi. Grazie ai genitori che ci affidano ogni anno i loro bambini, perché molto probabilmente credono in noi società, che insieme a loro dovremmo crescere i ragazzi del futuro, e di una società sicuramente migliore. Ho il piacere e l'onore adesso di presentarvi. Adesso sono emozionato io, perché come dicevo prima sono i miei colleghi, io non alleno più, allenano loro, ma oltre ad allenare, a fare da secondi papà tutti i pomeriggi qui a Melito, veramente delle persone straordinarie che sostituiscono i genitori come ho fatto io per 20 anni. Allora, Antonino Malacrinò. Roberto Battaglia. Scordo Filippo. Io li ho conosciuti da poco, quindi so i loro nomi, ancora a me mi interessano i nomi, i cognomi, è giusto che vengano nominati. Giuseppe Foca. Giuseppe Foca. Mi scusa Giuseppe, è un accento che mi sono inventato io. Ah, c'è, quindi c'è, allora ho fatto bene. Malaspina Silvio. Carmelo Minniti. È un genitore che ha collaborato, alza la mano. Ah, Filippo Romeo, mi dicono anche Filippo Romeo. Grazie Filippo. Sono sicuro che diventeremo amici, perché l'anno prossimo faremo la seconda edizione. Andiamo avanti con la premiazione. Ragazzi, poco più indietro, ragazzi, poco più indietro. Facciamoci la foto. E andiamo sul podio per la categoria primi calci, i secondi classificati, il Pro Bagnara. Allora, qui volevo presentarvi una persona
straordinaria che io conosco da oltre 15 anni, perché io sono l'organizzatore del Riviera dei Cedri da 24 anni e l'anno prossimo festeggeremo 25 anni. Chi ha fatto diventare grande, una delle persone che ha fatto diventare grandi i miei tornei? Felice Cotroneo. Io sono venuto qui a Melito. Una delle prime persone che ho chiamato per lanciare questo torneo è Felice, perché conosco le sue grandi doti umane, un personaggio, uno storico del calcio calabrese. Grazie Felice, non consegno la coppa, però un abbraccio. Sono persone straordinarie che hanno fatto la fortuna dei nostri tornei che abbiamo sede in Toscana. Io sono di Scalea. Per la categoria Pini Calci vince il primo torneo del Frunzi il Cerda Giuseppe Vacina. Mettetevi di lato, venite qua, bimbi. Premio Mister Nino. Ah, Mister Filippo, scusami. Mister Filippo. Io voglio spendere due parole per questa società. Anche questa frequenta i nostri tornei da oltre 10 anni. Persona straordinaria, chi le guida? Si chiama, io lo chiamo Vincenzino, con un piccolo nomignolo, perché è una persona per bene, di quelle persone come c'erano una volta, e è una persona preparata. Eccolo qua. Vincenzino Insinga di Cerda, dove ci sono le famose carciofi. Una volta a me a Scalea mi portò un albero di carciofi che ancora me lo ricordo. Grazie Vincenzo, e grazie alle straordinarie famiglie che si porta dietro. Io me ne accorgo dei sorrisi in albergo, sui campi. I tornei sono questi. Poi ve lo dico in dialetto, calabrese. Se ti metti la palla da Inter, se la palla non entra dentro, è meglio emanare sorrisi, amicizie, che le fortune arrivano. Se non arriveranno nel calcio, a questi splendidi calciatori, arriveranno nella vita per come hanno i loro istruttori, che io conosco personalmente. E allora passiamo alla categoria Pulcini 2007-2008. Premiamo ancora una volta i padroni di casa, il Giare. La palestra Giare, Franca, abbiamo detto già tanto, abbiamo letto la storia. Se tu vuoi dire due paroline ancora sulla tua società, benvenga. Salutiamo anche la segretaria di questa scuola calcio. Andiamo dietro, la signora Maria Ventura, sorella della presidente. Poi voglio salutare la signora Serrano, l'hotel sito in via Nazionale a Melito Porto Salvo, che ci ha coccolato in questi 2 giorni. Vi dico i nominativi dei fratelli con i quali ho fatto tanta amicizia: Giovanni, Diego, Sandro e Massimo. Ce n'è uno però sta in Olanda che non ho conosciuto. Vediamo di far portare una squadra olandese. Un applauso a questo hotel che fra l'altro oggi ha mandato anche i cornetti. Un esempio di bellezza calabrese, la grande umanità di questi fratelli. Grazie. Me li saluti a nome mio. Tanto prima di partire li andrò di nuovo a risalutare a nome mio e del mio gruppo che organizziamo tornei in tutta Italia. Vieni qua.
E allora sempre per la categoria Pulcini premiamo il Mirabella. Voglio qualche commento da mister Mesite su questa squadra, perché non so se hai visto qualche partita di questa società. Tra l'altro questa è una società rinomata, perché il Calabria è forse una delle, diciamo, delle più gloriose. In ogni caso sono questi qua i tornei, queste le manifestazioni che vanno incentivate, perché come diceva giustamente la signora, noi dobbiamo rifarci a quello che è il loro sorriso, e quando c'è il sorriso dei bambini vuol dire che è una cosa ben fatta. Grazie mister, grazie. È il momento dei Pulcini del Borgo Greganico. Una società nuova per me, non ho avuto mai l'onore di averla nei miei tornei. Posso approfittare per invitarla in un nostro lancio a Porto Empedocle dell'Agrigente, che sarà il 21 giugno. Ne approfitto per invitarla. Per favore, ti investi la foto, la foto. Per favore, se no non riusciamo a fare una cosa. Vorrei adesso che diamo un tributo, un applauso a un altro signore, ve l'ho conservato per ultimo, che ha lavorato dietro le quinte. È il marito della signora Ventura, il vicepresidente Fortunato La Pace. Io già ci ho fatto amicizia subito, lo chiamo Tato. Detto anche, mi ha autorizzato lui, se no io non mi, detto anche l'indiano. Era una battuta. Mi ricollego ai saluti e ai ringraziamenti del presidente Nocchegna Moglie a tutti voi ragazzi, genitori che ci avete, vi siete fatti una bella abbronzatura per fortuna sotto il sole. Grazie di vero cuore e speriamo che il prossimo anno vi abbiamo un'altra volta qua presente e sarete ancora più tanti, sperando che quella manifestazione si potrà fare sotto quella tettoia. Grazie di nuovo a tutti. E allora per la categoria Pulcini, secondi classificati lo Sport Zone Sala Consilina. Questa è una società che ho conosciuto da poco. Chi la guida è una persona stupenda, io l'ho conosciuto un mese fa. Me lo sono portato, sono riuscito a convincerlo per come è fatto, come persona, come umanità, come bravura. Guarda, mi vuoi venire a lanciare un torneo? In 48 ore ha organizzato il tutto. Questo signore si chiama Salvatore Camporeale. Eccolo qua. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dell'ospitalità, grazie a Silvio, una bravissima persona, e bellissimo torneo, e spero che l'anno prossimo, oltre a venire noi qua, verrete tutti al nostro torneo nuovo nel Vallo di Diano. Lo presento velocemente, lui sta a Sala Consilina sull'autostrada, quindi prendete la Salerno Reggio Calabria, oggi la posso nominare, prima la nominavo sottovoce perché è un'autostrada buona, funziona, ottimale, una volta ci ridevamo sopra, quando venivano, oggi io giro l'Italia, è l'autostrada più bella, più sicura, più comoda, ce la dobbiamo vantare, andare a Sala Consilina è tutta autostrada. Quindi l'anno prossimo ci sarà questa manifestazione abbinata alla Certosa di Padula, che è a 10 km da Sala Consilina. Quindi vi aspettiamo, come Salvatore è venuto qui, la signora Ventura mi ha promesso che sarà anche a Sala Consilina. Grazie Franca. E allora per la categoria Pulcini 2007-2008 vince il primo torneo dei bronzi il Pro Bagnara. Ancora Pro Bagnara, ancora Pro Bagnara. Beh, diciamo che abbiamo vinto tutti oggi, però diciamo chi alza la coppa del primo posto dobbiamo anche darle le soddisfazioni che meritano.
vi posso assicurare che Mr. Mesiti è una persona umile, in silenzio. Io studio da mental coach e vi posso assicurare che è una persona molto umile che arriva in punta di piedi e merita questa soddisfazione. Felice è la stessa cosa, persona di grande umiltà. Grazie Felice, grazie mister. E allora passiamo alla categoria esordienti e ancora una volta i padroni di casa, la polisportiva Giare. Mi ero riservato io per premiarle perché voglio questo onore, sono qua, voglio dare io questo premio. Matte, metti davanti che non ti vedono. Matti, prego. Matteo, metti davanti che non si vede. Allora qual è? Fabio, vai lì. Perché se no non si vede, o ti abbassa. Fabio! Ho notato una cosa e ve la devo dire, dato che stavo tutti i pomeriggi sui campi. Quando allenavo i piccolini di 6 anni, 7 anni, c'era una cosa del genere, e nominavi il capitano, magari alzavano la mano tutti, qua non ha alzato la mano nessuno, quindi dobbiamo fare i complimenti allo staff tecnico che insegnano anche umiltà, perché la squadra è di tutti, si gioca insieme. Giochi in 6, in 7, un domani giocherete a 11. Chi fa il gol ha fatto sempre tutta la squadra insieme ai presidenti e agli allenatori. Complimenti a tutti. Sempre, e allora passiamo alla categoria sempre esordienti. Premiamo l'Atletico Rocca Lumera. Qui abbiamo questa squadra viene da Rocca Lumera Taormina, la dirige la famiglia Gugliotta, con la quale io sono molto molto amico e legato. Lui è il figlio Luca. Salutemi papà. Intanto volevo ringraziare gli altri arbitri che sono allenatori, Simone Saida e Antonio Todaro, che sono i mister, vengono da Rocca Lumera Taormina. Sempre per la categoria esordienti si premiano gli esordienti del Mirabella. Esordienti del Mirabella, quindi abbiamo detto già tanto anche sul Mirabella, che è una società che io ho conosciuto ieri. Persone serie, il resto l'ha detto Mr. Mesiti, persone brave, serie. Questa è la fortuna dei genitori, quando si incontrano tecnici, presidente, persone serie, sono le fortune dei genitori, perché comunque sostituiscono le mamme e i papà durante i pomeriggi. Se il mister vuole il microfono glielo dà. Non vuole il microfono. Posso solo ringraziare a merito della persona di Franca per l'invito. Grazie a tutte le squadre, bellissimo l'ambiente, grazie a tutti dell'organizzazione. Molte grazie. E allora, secondi classificati in categoria esordienti, Sport Zone Sala Consilina. Ecco, di nuovo la squadra di Sala Consilina.
è venuta col pullman, quindi le coppe ci entrano nel pullman. A prescindere dai terzo posto, quarto posto, primo posto, la coppa ha sempre un valore particolare quando si porta, perché ha sempre il sapore dell'amicizia, della bellezza, dello sport, della fratellanza, della solidarietà, tanti e tanti sostantivi. Bravi! E la categoria Esordienti vince il primo torneo dei bronzi Villese! Allora, noi conosciamo questa società perché da quanti anni che frequentate i nostri tornei? La stessa cosa che è successa con Felice Cotroneo, dovevo lanciare il torneo, mi sono rivolto ai maradoni del calcio, mi sono rivolto alle persone straordinarie come Felice Cotroneo e quest'altra persona è Peppe Gattuso. Io Peppe sono andato in alto nelle scelte. Conosco personalmente Peppe da anni, anni e anni, che frequenta Scalea, frequenta la sede toscana. Grazie Peppe, vuoi salutare i tuoi? Grazie a tutti, bravi tutti i ragazzi. Quello che rimane naturalmente è questa bella manifestazione di sport e che vinca sempre lo sport. Volevo intanto ringraziarti per l'invito e poi un calorosissimo applauso invece a Silvio, che è uno dei più esperti organizzatori dei tornei, non solo in Italia, non solo in Italia. Sì, loro sono venuti con noi anche a Praga, a Visetin. Visetin, a 3 ore da Praga. Beh, sì, loro si sono sempre fidati di noi, non li abbiamo mai delusi. Io dovevo lanciare un torneo, sono andato a chiamare i migliori del territorio che non deludono mai, l'avete visto, la loro bellezza, la loro umiltà, alle signore, ai genitori, che siete stati grandi. Benissimo, vi saluto, vi ringrazio a nome della TNM, vi ringrazio a nome della Polisportiva Giare per come ci siete stati vicini, per la pazienza, per il sole, il primo sole che comunque ce lo siamo goduti. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla seconda edizione giugno 2019. Grazie.